Dai, dai, raga, dai. Raga, li fagli vedere, dai. La vedi subito davanti, oh, come la barriera. Oh, mi do, mi sei. Dai, 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 mi raccomando, non voglio vedere nessuno. Tutti con la voglia, con la voglia, hanno lavorato 10 mesi per arrivare fino a qui, eh. Forza! Cominciamo come sempre. Alessandro in porta. 4-2-2. Michele a destra, Saverio a sinistra, Michele davanti. Indipendentemente da chi gioca, perché poi teniamo come si mette la partita, cambiamo il modulo, con Alzi Medeo si sposta dietro, fanno il campionato di Vincenzo e Michele.
ma non è che riesco a nasconderlo. Comunque, con fierezza che vi presento Antonio Rigo Righetti. Si nasconde visivamente, ma si fa molto sentire. Alla batteria, Raghi Sanchez. Abbiamo la gioia di avere capitano Fede Pacimolini. Al presidente. Allora? Ma siamo felicissimi di aver ottenuto un risultato che secondo quelli che erano le aspirazioni della società dovevano già essere raggiunti precedentemente. Questa vittoria è dedicata a Enrico, il padre Megarelli, il padre Marco, che purtroppo era uno dei nostri più sfegatati sostenitori e che è mancato ultimamente, quindi un omaggio a lui, un omaggio a tutti questi ragazzi che si sono impegnati e in questa finale hanno veramente, ancora una volta, dimostrato la qualità del loro gioco e delle loro risorse tecniche, che secondo me non è che molte altre squadre del girone hanno. Quindi siamo finalmente arrivati a raggiungere l'obiettivo che secondo la società forse ci meritavamo già da prima. Grazie comunque anche a voi. Allora, il mister dov'è? Dov'è il mister? Perché ha vinto una partita importante, probabilmente noi ci siamo trovati in difficoltà perché la troppa tensione ci ha penalizzato, non perché noi abbiamo fatto un campionato all'avanguardia, le ultime 17 partite, 16 vittorie e un pareggio, poi non abbiamo giocato come di solito sappiamo giocare. Questo è quanto, la partita è così, analisi della partita secondo me è in questa maniera, però loro in questa partita hanno meritato più di noi, ci sono state le cause, però non bisogna accampare scuse di questo tipo, andremo avanti in qualche maniera. Complimenti anche al Castel Giorgio da parte della Lazio C5 per la stupenda annata, purtroppo quest'anno le squadre veramente forti erano tre. Siete rimasti fuori? Siamo rimasti fuori all'ultima partita, nonostante siamo arrivati secondi a 2 punti dalla prima e questa era a 11 punti da noi. Pazienza. A 11 o là di lì. No? Sarà perché per l'anno prossimo. Oltretutto in campionato noi abbiamo vinto sia a casa nostra che a casa loro la partita che abbiamo giocato con loro. Di conseguenza oggi ce la siamo giocate tutti su una partita. Questo è il bello del calcio. Bello e brutto alla fine. Bello e brutto, però bisogna prenderlo dal verso giusto. Questo secondo me è l'imponderabile del calcio. Questo è quanto.